All'inizio del 2017 LG ha fatto bene il suo compitino aggiornando la gamma K, K4, K8 e K10 2017, che è questo qui che ho provato in questi giorni. Ora nella recensione vi dirò come va. Intanto vi invito anche a lasciare un like a questo video e ad iscrivervi al nostro canale. Poi se avete delle domande inerenti al prodotto potete farle qua sotto nel box dei commenti. Mi ricorda molto LG Xcam, che è un prodotto dello scorso anno che era riuscito a convincermi pienamente. Qui viene riproposto un design molto lineare e semplice, ma comunque apprezzabile. Sul fronte mi piace molto grazie al vetro 2.5D che si unisce perfettamente con le linee morbide del telaio. Il retro invece è un po' tamarro, un po' per la colorazione, un po' per il finto alluminio spazzolato. La cover posteriore comunque si può rimuovere, potremo da qui inserire una nano SIM e una micro SD e anche volendo sostituire la batteria. La linea color rame dovrebbe essere metallica, almeno così c'è scritto nelle specifiche, ma onestamente mi sembra plastica, ma vabbè, poco importa. Il punto è che io mi aspettavo almeno un telaio in alluminio e ormai ci si aspetta qualcosa in più a livello costruttivo anche su questa fascia di prezzo. È un po' grossino, ma se non avete mani sotto misura riuscirete a maneggiarlo senza troppi pensieri. Piuttosto una tirata d'orecchie ad LG se la merita sulla scelta incomprensibile di non voler mettere il sensore di impronte digitali. Per la cronaca, la stessa versione di K10 venduta in India lo monta, da noi no. Il display è da 5,3 pollici, risoluzione HD, e di discreta qualità, un po' alla LG, con i soliti pregi e i soliti difetti. Colori naturali, un po' smorti in verità, ma elementi stampati sul vetro, proprio a filo. La retroilluminazione è troppo conservativa e i neri tendono un po' al grigio, però in generale mi sento di promuovere questa unità. LG K10 ha il MediaTek MT6750, che è un octa-core da 1.5 GHz, è un processore dello scorso anno pluricollaudato sulla fascia bassa, è accompagnato da 2 GB di RAM e dalla Mali T860. Non gira male, lo state vedendo, ha i suoi tempi, ma alla fine fa tutto. Certo, se siete abituati a telefoni veloci dovrete rassegnarvi a ritmi un pochino più bassi. È chiaro comunque che non dovete avere grosse pretese, specialmente se con lo smartphone intendete giocare molto oppure navigare online. Anche in questi casi comunque le performance sono in linea con la fascia di prezzo, insomma ci sta pur non essendo un fulmine. A bordo c'è l'LTE di categoria 6 Wi-Fi 802.11 BGN a singola banda, Bluetooth 4.2, NFC, radio FM, GPS con GPS e GLONASS, insomma è bello completo. LG ha fatto LG questa volta sul comparto telefonico, in effetti è uno smartphone che è molto affidabile, funziona decisamente bene un po' su tutti i fronti. La batteria invece è da 2800 mAh, che non sono tantissimi, ma è removibile e considerato l'hardware che spinge il device in realtà dura abbastanza, vi permette di fare praticamente un giorno e mezzo di autonomia, arrivare a sera senza problemi, riuscendo a coprire circa 4 ore e mezza di schermo acceso. Invece una nota negativa la devo fare sull'audio, infatti LG sulla fascia bassa continua a proporci questo altoparlante posizionato qua sulla parte posteriore senza nessun tipo di rialzo che permetta un'uscita migliore dell'audio, infatti basta o niente per andarlo a coprire, tra l'altro non è nemmeno tanto potente, insomma si poteva fare di meglio. A livello software finalmente abbiamo una lode da fare, c'è infatti Android 7.0 Nougat, oltretutto in una versione praticamente completa della LG UX. Abbiamo la possibilità di modificare l'aspetto estetico con i temi, possiamo personalizzare la navigation bar aggiungendo collegamenti rapidi e Q-Slide e Quick Memo Plus, che sono due funzioni avanzate che riguardano la produttività e permettono di mettere in finestra alcune applicazioni e di prendere appunti sugli screenshot. Troviamo anche un buon calendario, il solito tool per il backup, una semplice applicazione per musica e il file manager. Si entra subito in confidenza con l'utilizzo della LG UX. A poco comincerete ad apprezzare le chicche di Nougat come la tendina delle notifiche avanzata o le impostazioni di risparmio per il traffico dei dati. Sulla fotocamera infine confermiamo la bontà del prodotto e nello stesso tempo il poco impegno nel cercare di dare qualcosa in più. C'è un sensore da 13 megapixel con ottica f2.2 e singolo flash LED. Le foto sono buone di giorno, secondo me in linea con la fascia di prezzo, con qualcosa in più degli smartphone cinesi economici. Del resto è lo stesso pacchetto già visto su X-Screen, X-Power, che di giorno ci sta tutto e di notte fatica un pochino. Una menzione va invece per i selfie che sfruttano un'ottica grandangolare con angolo da
120 gradi e questo sì è un bel vantaggio competitivo. Buoni anche i video, sappiamo che LG possiede uno dei migliori algoritmi software per la gestione video negli smartphone. 199 euro di listino, come al solito si trova già qualcosina in meno con qualche offerta online. Secondo me per questo prezzo tutto sommato è un buon device per chi non ha troppe pretese e vuole un prodotto affidabile. Beh, direi che ci siamo. Volendo riassumere giudizio per punti, direi tre aspetti positivi che sono il software, il design e il comparto fotografico che è nella media, ma grazie alla cam anteriore grandangolare ha quel qualcosa in più. Tre aspetti negativi sono la mancanza del sensore di impronte, i materiali che sono stati usati per la costruzione e le prestazioni che ogni tanto sono traballanti. Beh, come vi ho detto, LG K10 2017 è un buon prodotto, ma arriva a 199 euro e su questa cifra, ahimè, la concorrenza è veramente spietata, per cui non basta più fare un device che sia migliore rispetto a quello dell'anno precedente, ma bisogna fare un device che sia il migliore di tutti sulla stessa fascia di prezzo rispetto a quelli che sono attualmente in commercio. E in questo senso credo che dopo aver visto e toccato con mano LG G6 al Mobile World Congress di Barcellona, mi sento di tirare un attimo le orecchie ad LG, perché nel 2017 fare il competino secondo me non basta più. Bene, davvero tutto, io sono Matteo, vi ringrazio per aver scelto ancora una volta Tutto Android, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!